Nell'antipasto della sfida che si giocherà nella prima giornata di campionato, la Vastese supera di misura il Chieti, accedendo così al secondo turno di Coppa Italia in cui affronterà il Pineto. A regalare il successo agli aragonesi è stato l'atteso ex Dos Santos. Allo scadere del primo tempo, in un pomeriggio caldo, si gioca all'Aragona di fronte a quasi 1000 spettatori, senza i tifosi teatini rimasti a casa per protesta contro le limitazioni imposte dagli organi di pubblica sicurezza. Sulle due panchine, revival labronico con Amelia e Grandoni, che si ritrovano da avversari dopo essere stati compagni di squadra nel Livorno. Formazione in campo con il 3-5-2 in un avvio di gara all'insegna del massimo equilibrio e senza spunti di cronaca significativi. Al 19esimo il portiere ospite Camerlengo tocca il pallone con le mani fuori dall'area, causando una punizione da posizione invitante per Esposito, che però calcia alto. Al 22esimo risposta ospite insidiosa con Cambò, che serve in area Milizia, che spara sopra la traversa. Dopo le due opportunità avute, Vastese e Chieti restano però molto guardinghe, con i due portieri mai seriamente impegnati. I 22 in campo si danno un gran da fare, ma biancorossi e neroverdi appaiono ancora lontani dalla migliore condizione, con la gara che stenta a decollare anche per il gran caldo. Ci si aspetta qualcosa in più dalla formazione di casa, e così ci pensa il grande ex del match Dos Santos allo scadere del primo tempo, di testa a mettere alle spalle di Camerlengo su perfetto cross di Pompei. Esplode l'esultanza della curva d'Avalos con la squadra di Marco Amelia, che torna così negli spogliatoi sul vantaggio di misura. Nella ripresa al primo minuto, cross di Pompei per Marianelli, che mette a lato da buona posizione. Parte bene la squadra di Amelia alla ricerca del raddoppio. Il pressing biancorosso mette pressione ai neroverdi, che non riescono a proporsi pericolosamente in avanti. Il match resta però aperto, ma anche con poche emozioni. Fra una girandola di sostituzioni si arriva così al 33esimo, quando Traini in area Vastese controlla in mezza rovesciata, mette la sfera sopra la traversa. Al 42esimo ci prova ancora il Chieti con Catalli su punizione, ma Bardini è attento e para. Spinge la ricerca del pari la squadra ospite al 96esimo e ancora Catalli a mettere a lato. Poi dopo 9 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale di Vogliacco di Bari, accolto dal tripudio dei mille presenti. La Vastese fa festa, ma il Chieti non esce ridimensionato dal match di Coppa Italia.